Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscito Vayne. Forse di Vayne che rende, a mio avviso, il personaggio stupendo, con gli effetti che giustamente si possono prolungare grazie alla sua burst, quindi avere anche il counter che facciamo ogni qualvolta brecchiamo il nostro avversario, che aumenta appunto il force gauge, quindi l'HP damage bonus che andiamo a infliggere ai nostri avversari. Ovviamente stasera vi invito già a provare il nuovo Vayne su Opera Omnia con il suo ovviamente intersected wheel, però oggi, come di consueto, voglio pullare in video. È da un po' che non ci sono personaggi interessanti e che quindi mi hanno in un qualche modo permesso di accumulare risorse, di avere la possibilità appunto di sfruttare questo periodo proprio anche per prepararmi fondamentalmente all'anniversario. E adesso ci siamo. Devo spendere, in quanto Vayne io precedentemente lo feci verde, quindi avere la sua force mi va ad avvalorare fondamentalmente tutto il kit. Quindi è praticamente, non dico obbligatorio, ma è buon senso appunto andare a pullare un personaggio del genere. Abbiamo il free ticket e, tra l'altro, come vi stavo dicendo prima, ho avuto la possibilità di poter accumulare diverse risorse. Infatti, come potete vedere, per la prima volta nella storia del mio account, già da un po' di tempo, ho finalmente raggiunto il cap dei ticket. Non avevo mai avuto l'ebbrezza di poter cappare i ticket. Molti mi scrivevano nei commenti: ah, sono pieno di gemme, ho i ticket cappati, come devo fare, come non devo fare? E io ogni volta facevo: ma come fanno a cappare i ticket? Come fanno a cappare le risorse? E io invece sono sempre in mezzo a una strada. Ecco, adesso, avendo risparmiato un pochettino, ho anch'io questa ebbrezza di poter preservare qualcuna delle mie risorse. È per questo che ovviamente qualche ticket lo voglio tirare. Non mi faccio problemi, posso spendere tranquillamente. I ticket sono una mia, come dire, una mia valvola di sfogo, dato che sto palesemente conservando le gemme per l'anniversario, dato che non si sa che cosa succederà all'interno della versione giapponese. Per quanto riguarda la versione global, ormai le voci sono diverse, le ipotesi sono diverse, per cui vedremo se effettivamente si potrà parlare di un effettivo global first, con la BT addirittura è livello 90, o se tutte le indiscrezioni e tutte le voci di corridoio si andranno a perdere in un niente di fatto. Io spero in realtà che ci sia questo global first, proprio per una questione anche di aria fresca, una ventata di aria fresca proprio per il gioco stesso. Quindi speriamo bene. Ok, orb dorata, le faccio vedere. Avrei voluto mettere una musica in sottofondo, ma poi ho detto: ne approfitto per chiacchierare un po' io. Tra l'altro sto anche facendo colazione, quindi facciamo colazione insieme fondamentalmente, se anche voi pullerete come me la mattina presto. Ok, tripla X, bello sto starter kit. LD di Vayne, che vabbè, io Vayne ce l'ho già full, come vi ho detto in precedenza, quindi l'unica cosa che si va a cercare è la force. Quindi orb dorata, orb viola e siamo a posto. Buono. Tra l'altro ne approfitto anche per fare qualche power stone. Anche Leon possiedo con LD. Possiedo tutti praticamente del banner. Sto solo cercando la force. E ovviamente bisognerebbe vedere se magari nel mezzo mi spunta anche la BT di Yuri, che sinceramente non ce ne farei nulla perché non mi interessa. Fondamentalmente non mi interessa.
però potrebbe essere una risorsa in più. Bene, siamo quasi a 100 ticket. Anche le LED di Saiyan. Vabbè, abbiamo preso praticamente tutto dal banner. Adesso manca solo... Esatto, manca solo la Force. Cioè, anche la BT ho beccato. Beh, Yuri non mi interessa completamente. Però in 100 ticket beccare la BT, tanta roba. Mamma mia, tutte e tre le trasformazioni. Probabilmente qualche cosina la butterò su Yuri. Giusto, almeno giusto per averlo completo. Non si sa mai. Potrebbe tornarmi utile. Vein fa il difficile, eh? Ah, c'è, vabbè, sì, il banner con la BT di Vein, ovviamente. Diciamo che l'unico che adesso dovrei pullare effettivamente Core. E in tutto questo spero di non veramente non spendere troppo, perché già sono quasi, cioè sono quasi a 200 ticket, e il fatto che la Force abbia lo stesso rate delle LED mi disturba parecchio, perché comunque le LED le abbiamo trovate. Per cui se vado a pensare al fatto che... Ecco, ad esempio, ora, a posto di queste LED poteva esserci benissimo la Force. È normale che due domande te le fai. E dici, ma veramente sono questi i rate del gioco? È vero che le LED sono di più. Quindi in teoria... Come probabilità è più probabile che esca un LED rispetto a una Force, ma stiamo parlando di numeri. È come se noi dovessimo pescare all'interno di un bussolotto per prendere appunto un numero, no? Come la lotteria. Quindi non è perché ci sono più numeri a due cifre, ad esempio, allora sì, è più probabile che si prendano numeri a due cifre, ma i numeri a una cifra fanno comunque parte della pool totale, per cui... Per cui quando succedono queste cose, e praticamente ho trovato addirittura anche la burst, che è giusto così per dire... Però non trovo la Force. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, sei stato fortunato, ok. Ma fino a un certo punto, ecco, altre LED.
Cioè, allucinante sta roba. Siamo già a 200 ticket, anche 300 ormai. Quasi. Un'altra multi come quella di prima. Cioè, ci sono le multi predefinite praticamente. Cioè, assurda sta roba. Cioè, forse con i ticket impossibile. Cioè, guarda che shaft. Andiamo a prendere gli altri ticket. Cioè, assurda sta roba. Comunque, veramente, veramente assurda. Vabbè, qui ci sono tutte le news. Dopo andrò a spulciare. Ok, abbiamo preso altri ticket. Che vabbè, non saranno 400, quindi... Cioè, già sto andando in perdita totale. E poi, allora, fin quando sono armi dorate, non mi dispiace più di tanto, perché alla fine sono Power Stone e sappiamo benissimo che le Power Stone in questo momento sono molto importanti. Anche se sono ex. Cioè, 15 e 35 è sicuramente meglio. Però anche le ex sono comunque Power Stone, quindi... diciamo che questo mi vale anche come esperimento, per far vedere appunto che... ci sono alti e bassi. E giustamente... bisogna vedere effettivamente come funziona sto gioco. Perché uno può dire sì, vedi, ti escono le orbe dorate, becchi le armi, ma... cioè, può essere che ti escono sempre le armi che non ti interessano? Cioè, veramente, che probabilità puoi avere di beccare... sempre le armi che non ti interessano. Cioè, altre LD. Cioè, tutte le LD che sono uscite potevano essere tranquillamente delle Force. Eccola, finalmente. Dopo quasi 500 ticket, cioè metà delle mie risorse sono partite per un'arma sola. Ecco qual è il brutto anche di essere un, diciamo, dei veterani o comunque dei giocatori che stanno sul gioco da diversi anni. È proprio questo il brutto. Che ti ritrovi a pullare in un banner dove hai tutto e sprechi, tra virgolette, risorse. Però... fortunatamente alla fine la Force di Vayne c'è, quindi stasera lo proviamo, stasera lo vedremo in azione. Sono molto curioso di vedere se ne è valsa la pena, ma io penso molto probabilmente di sì, dato che Vayne comunque sarà un Tidus 2.0, almeno per come l'ho visto io. Quindi sarà abbastanza interessante vedere come si comporterà e sarà molto interessante anche vedere chi
appunto posso affiancargli, perché sapete benissimo che fare una rotazione completa, ma un conto è sfruttare Camlano, un conto invece avere un personaggio che ti effettua una rotazione force da solo, cioè ti effettua sì fondamentalmente una rotazione BT e una rotazione force da solo, e che quindi ti permette di spingere parecchio. Sono molto molto curioso, sono molto curioso, anche perché se quello che si è visto nel trailer mi ha fatto fare due calcoli, vi posso garantire che i numeri che si possono raggiungere con Vayne non sono così pochi. Quindi potrei provare anche un setup con addirittura Vayne, Kane e Sisney tutti quanti insieme e vedere cosa può succedere effettivamente con una cosa del genere. Sono molto 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 curioso. Comunque, detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E detto ciò, ci becchiamo stasera e grazie ancora per essere stati con me. Bye bye.